Eccoci qua, allora, ben ritornati da Tex Bandido 1980. Allora, siamo arrivati a un altro video su World of Dungeoneering. E la volta scorsa abbiamo sbloccato il Ranger, che è un'ottima classe. E dopo aver finito queste due quest, diciamo che per ogni livello sono due o tre quest. Anche in queste qua questa qui non so perché non me la fa vedere. Questa qui è il nostro castello, la nostra fortezza. Vedete, qui per esempio ce n'erano tre, qui anche tre, dipende, tre o due quest sarebbero dei sottolivelli. Adesso andiamo sta Nosieie, trova la tua strada dentro l'occhio della bestia. Andiamo a vedere. Noi mettiamo sempre spirito guerriero, ci dà un attacco in più e il ranger, che ormai è al posto fisso, diciamo, di combattimento. Ah, eccolo qua l'occhio. Non so se ci sono dei turni da seguire, lo so. Ah no, possiamo andare. Allora, sono ovviamente nuovi mostri questo. Aspettiamo un po' la strada, poi questi cambiamo. Ah no, non ci lascia mettere. Ah, lui va direttamente dritto, ma noi dobbiamo arrivare qui praticamente. Perché non va qua? Ogni tanto va un po' verso fondo, sì che c'è anche perché io vi ricordo sempre che noi partiamo sempre con le carte pagina, poi più battaglie facciamo più abbiamo la possibilità di variare le nostre carte, potenziarle, cambiarle e ho capito, vedete un po' mi sono rimasti così. Due attacchi, non capisco bene quando parto. E si parte. Ah, il primo attacco che faccio parto. Oh.
che decai, che si fa perdere una vita, vedi? Praticamente noi abbiamo già perso, perché non abbiamo vita da recuperare. Male. Si è già messo male dall'inizio. Cioè, a poco dobbiamo ancora vincere. Sono molto strano. This is the Guild of Dungeoneering, where dungeoneers all come to die. One by one, they're disappearing. So now you should say your goodbyes. Bye bye. Ci danno un bruiser e un barbarian. Forse il barbarian va bene. Non ho capito perché va direttamente lì, cioè non viene attirato da nient'altro. Cosa che non è mai successa, di solito le monetine lo sono fatte apposta per essere per direzionare l'omino, no? Secondo me dobbiamo mettere pochi pezzi di strada. Dirigerlo. Vediamo qui. Il barbarian avrei da giù di brutto, cioè però ti fa perdere cose che vorrei sforzare con queste carte. Esatto. Devo stare qui, non è meno, perché se no... Perché qui non ci sono i lasci. È la cosa strana. Guadagnare i cuori e avere una buona difesa. Oppure che abbiamo incontrato l'altro nostro percorso.
carta della stupidità che dice. Arriva un attacco là. Male. Vedete come sono sbilanciati questi qua. D'altronde. A scream is heard to chill the bones, so lift the earth and lay the stones. A martyr's grave to recompense. Oh, c'è stato un altro range. But others would have had more sense. Orlid. Perché avere gli attacchi rapidi secondo me è una... adesso qua bisogna mettere i pezzettini, cioè io lo voglio far andare lì per far combattere quello. Ma devo mettere un pezzo alla volta, perché sennò prima di tutto mi potenzio l'omino, e seconda cosa arrivo lì che sono. Anticipare le mosse. Lascia. Facciamo affrontare questo. No, se avessimo i turni si metterei la strada, ma qui possiamo andare a nostra discrezione. Lo scudo è inutile metterlo perché c'è questo, ve lo ricordo sempre. Detto guerriero vale anche per le magie. Al primo attacco fa anche questo, per adesso si accumula, no?
Perché il Minotauro è a livello 10, noi siamo a livello. Adesso vediamo se va 6 o 7. 3, ah, a livello 8. Cioè, a livello 3 in totale, ma abbiamo 8. Guardalo, guardalo come ha cambiato strada. Vabbè, allora si va da qui. Vorrei andare qui alla fontana dell'eroismo. Vabbè. Se no si fa due salti. No, vedi. Salti, che parte. Wonder Woman. Variamo e togliamo la possibilità di prendersi più il cuore. Questo qua, proviamo per forza. E te, ho guadagnato il cuore. Sono sempre delle condizioni. Certe carte. Dekai arriva lì e quella fontana maledetta. Which animal would be a dungeoneer? A cunning fox? An agile deer? Or a fearsome beast for a foe's condemning? But alas, this dungeoneer is a lemming. Una roba decai, ti fa perdere una vita ad ogni attacco. Vediamo col bruiser.
Proviamo con questa. Noi ci abbiamo provate quasi tutte. Proviamo a fare una strada diversa. Però la vedo un po' ardua fare una strada diversa dal solito. Decay è questo, mi sa. Dobbiamo evitare. Dobbiamo andare in questa. Andare da sotto, perché se noi passiamo di qua abbiamo questa fontana che ci fa bere, come detto prima, un cuore a sarà tutto dove si va. Ovviamente non abbiamo gli attacchi là. Le cose sopra sono quelle che guadagniamo, le cose sotto quelle che perdiamo. Strada dritta non c'era, ma non andiamo, niente, ecco, andiamo.
fai col fantascino. Potevo anche mettere in altro, a dire la verità. Credo che non c'è una strada lì. Ah. Se no andiamo sulla pista, allora no, no. Tutto per evitare quella fontana, ma lì. Difesa forte, ma è possibile.
roba mai male. Vediamo cosa succede adesso. Decai, quindi ad ogni turno perderà un cuore.
siamo andati vicini, eh. Once again they tried in vain to overcome and not be slain, but overrun and very scared, our heroes fell in battle. Ma è difficile affrontare i nemici con le carte coperte. Quindi, a questo livello è proprio, proprio tosto. Bene, va bene, insomma, abbiamo perso quattro mini, ma vabbè. Oh, fa parte di questo del gioco, è studiare la tattica e capire dove devi andare, non è da, anzi è una cosa fondamentale. Quindi ci vediamo alla prossima, ciao!